Questo concerto preghiera sulla tomba di Don Tonino Bello. Musiche di pace è ormai divenuto un appuntamento fisso, organizzato come sempre dall'amministrazione comunale di Alessano. Ringrazio il sindaco, avvocato Francesca Torsello, che per il terzo anno consecutivo mi onora di curare la direzione artistica di questo evento nel nome di Don Tonino. Ringrazio subito i fratelli di Don Tonino, Trifone e Marcello, ai quali rivolgerei un caloroso applauso. Un augurio particolare a Marcello. Ringrazio la fondazione di Don Tonino Bello nella persona del presidente dottor Giancarlo Piccini, a Stefano Bello, al parroco Don Gigi Ciardo e al guardiano del convento dei frati Cappuccini, fra Francesco Monticchio. Io chiamerei subito per un saluto iniziale, un breve saluto, qui li chiamerei Francesca, Stefano, Don Gigi, prego. Per un saluto iniziale, grazie. Buonasera a tutti, grazie Sergio, sono io che ringrazio te perché ancora una volta per il terzo anno ci onori della tua preziosissima collaborazione. E anche quest'anno abbiamo voluto fortemente organizzare questo momento particolare qui dinanzi al nostro Don Tonino, un momento che da molti anni ci vede stringerci tutti insieme e far dono e godere di questo momento particolare in cui musica, le parole di Don Tonino e noi, che i nostri sguardi si intrecciano, si abbracciano per ricordare tutti insieme il nostro caro Don Tonino. Io voglio ringraziare Sergio per la direzione artistica, il maestro Sergio Filippo, ma voglio ringraziare e abbracciare in maniera veramente sincera e forte Marcello e Trifone. Loro hanno il merito particolare nello spirito di ciò che Don Tonino ci ha insegnato, di aver messo a disposizione tutto il patrimonio, l'enorme patrimonio che Don Tonino ci ha lasciato, e di renderlo patrimonio collettivo. Senza di loro, senza il lavoro che hanno fatto loro, senza il lavoro che ha fatto la Fondazione Don Tonino Bello in questi 26 anni, questo patrimonio non sarebbe così vivo e vero, non avrebbe assunto la forma che ha assunto in questi anni. Quindi io veramente li voglio ringraziare di cuore. E questa manifestazione è una manifestazione a cui la comunità è affezionata e tiene particolarmente, nata da un'idea che ebbe molti anni fa il compianto Sergio Torsello, che ha pensato appunto di coniugare in questo luogo speciale la musica con le parole di Don Tonino. Lo spettacolo a cui assisteremo questa sera è sicuramente uno spettacolo bellissimo, commovente, struggente e che sicuramente ci trascinerà a livello emotivo, come sempre avviene in questo luogo per la particolare spiritualità di questo luogo e per la qualità degli artisti che di volta in volta si sono avvicendati qui, che io voglio ringraziare perché tutti veramente accettano l'invito di venire a portare qui la loro arte con grandissimo entusiasmo, perché Don Tonino ormai sta diventando una figura di grande riferimento per tutti, e come del resto ce l'ha voluto indicare l'anno scorso durante la manifestazione. Era ancora viva l'emozione della visita di Papa Francesco qui, che ce l'ha indicato come un profeta del nostro tempo. Quindi voglio essere molto breve, godiamoci questo momento particolare e veramente con grande trasporto e con grande gioia e con grande spiritualità, come abbiamo fatto anche negli anni scorsi. Grazie. Don Gigi, prego. Buonasera a tutti. Indubbiamente è un appuntamento importante questo per noi adulti. Credo che sull'esempio di Don Tonino siamo chiamati però ad osare. Di parole se ne dicono tante, di libri se ne sono stati scritti tanti, sia su Don Tonino sia tratti dagli stessi scritti. Forse dovremmo cominciare ad agire, ma non dobbiamo aspettare che siano gli altri a iniziare. Ognuno di noi dovrebbe iniziare da se stesso. Forse a lasciarsi catturare un po' di più dalla tenerezza di Dio, come ha fatto lui. Era un innamorato di Gesù Cristo, e perché innamorato di Gesù Cristo era appassionato all'uomo, viveva la storia, sentiva i problemi della comunità, sentiva i problemi di chi gli passava accanto. Ecco, stasera abbiamo anche i nostri ragazzi di scuola superiore, noi abbiamo chiuso l'oratorio stasera, in genere ci incontriamo tutti i sabati, ecco, siamo venuti tutti qua, proprio perché i ragazzi
vorrei che piano piano conosceste Don Tonino da vicino, cioè vi rendeste conto quanto voi, soprattutto voi ragazzi, siete particolarmente importanti per lui. Sapete che a noi insegnava italiano, latino, greco e matematica a scuola superiore, per cui un'attenzione particolare l'ha sempre avuta nei confronti dei giovani. Diceva: ragionate con la vostra testa, cercate di osare, non vi fate spegnere la speranza, amate Gesù Cristo, non vi vergognate di Gesù Cristo, ma cercate di essere voi stessi, preparatevi alla vita di domani studiando seriamente. Lo sapete che lui era molto esigente, quando spiegava lo si capiva, non c'era bisogno manco di studiare, ma era molto esigente con noi. E abbiamo imparato a vivere, ha suscitato in noi, come può essere per voi, l'amore per la natura, quello che oggi voi chiamate ecologia, no, se ne parla tanto, lui ce la suscitava nel cuore, l'amore per la natura, negli anni 60, immaginate, si tratteneva dinanzi ad un albero di ulivo secolare e contemplava ad alta voce, e noi tutti intorno, ragazzi, dalla prima media al quinto ginnasio. Quindi ragazzi, io mi auguro che piano piano possiate conoscerlo. Io vi dico che vi vuole un gran bene, vi conosce ad uno, soprattutto è lui che si fa mediatore, si fa preghiera, supplica, intercessione, ringraziamento per ognuno di voi, perché ognuno di voi scopra il progetto di Dio su di sé, perché ognuno apra il cuore a quello che vi chiede il Signore, dove dovete amare, dove siete chiamati ad amare, e perché abbiate la forza, accompagnati dallo Spirito, per essere voi stessi. Scusatemi gli adulti se ho preferito parlare con i ragazzi, ma noi siamo già abituati, possiamo camminare da soli, sono loro che hanno bisogno del nostro esempio, hanno bisogno del nostro accompagnamento, hanno bisogno soprattutto della nostra stima. Grazie. Grazie Sergio, buonasera a tutti. Io ancora una volta mi trovo come umile rappresentante di zio Trifone e papà, quindi il mio grazie primo va a loro per la fiducia, insomma, che hanno riposto in me in questi anni. Poi il grazie successivo va innanzitutto a tutti voi, perché con la vostra presenza siete il volano, siete proprio il motore di queste manifestazioni che si susseguono in onore di zio Tonino. Successivamente devo rivolgere il mio grazie a te Francesca e a tutta l'amministrazione comunale di Alessano, perché anche quest'anno avete continuato la bellissima tradizione di musiche di pace. Io credo che la sensazione che ho io è che in questo luogo si coniugano perfettamente musica e preghiera, fondendosi proprio in un unico e armonioso elemento. E per zio Tonino, Sergio, la musica era un aspetto fondamentale della sua esistenza. Io ricordo l'impazienza che noi avevamo quando aspettavamo che arrivasse con la sua fisarmonica ad allietare le nostre serate in famiglia, quando ci, tra virgolette, costringeva a cantare, a suonare, ad esprimerci tramite appunto la sua bellissima fisarmonica. Sa cosa diceva della musica zio Tonino, cosa pensava? Diceva che la musica suggerisce la pace e dona l'allegria, frantuma i muri di Don Gigi e illumina la liturgia. Quindi si fermava, ci guardava e diceva: cantate perché il Signore sarà contento. Io, prendendo in prestito le sue parole, mi vorrei rivolgere quello stesso pensiero agli artisti che si susseguiranno questa sera, che si alterneranno nella serata di oggi, e quindi vi dico: cantate perché il Signore sarà contento, e sicuramente apprezzerà anche zio Tonino e tutti i nostri cari che dal cielo ci stanno osservando. Grazie a tutti. Grazie Stefano. Non a caso Sant'Agostino diceva: chi prega cantando prega due volte. Ecco, io non vedo Padre Francesco, ma ho visto in fondo Fra Michele. Prego, Padre Michele, un saluto anche da parte tua per la Fraternità Francescana. Prego. A tutti voi pace e bene. Dicono che il saluto francescano non è tanto, poi è stato tradotto così popolarmente, pace e bene, ma il Signore ti dia pace.
E questa è una cosa molto bella e significativa. Ecco, cosa devo dire? Io dal punto di vista come francescano, Tontonino era un terziario francescano prima di me, e io ho avuto la fortuna, la gioia di conoscerlo, perché ero suo, come si dice, diocesano quando lui è venuto come vescovo a Molfetta, perché io ero giovinazzo. E vi dico soltanto che ogni tanto, anche quando Don Tonino, anche all'inizio, perché io poi 2 anni e mezzo sono stato, poi il superiore, noi dobbiamo sempre obbedire, io prima stavo, fino a un mese fa stavo a Tigiano, adesso a Ruggiano, e poi siamo innanzi a Tietra, va bene. Così un poco sollevo un poco tutti quanti voi a dire: Signore, grazie che ci dai la possibilità di poter così fermare un poco l'attenzione su questo grande personaggio, su questo grande profeta, su colui che il Signore ha avvolto il suo sguardo di amore e di benevolenza, perché doveva essere lui un canale per poter attirarci. E molto probabilmente, se io dico così, se gli altri discorsi non, però Don Tonino Bello può essere benissimo un canale di grazia, un canale per avvicinare tante persone che sono un po' restie, tante persone che non riescono a capire e comprendere quello che è il Gesù Cristo. Non so se ieri o l'altro ieri l'avete, chi partecipa alla messa giornaliera, ma che andate a fare, ma io sono andato là, dite così così così, ma io non ho avuto niente. Ecco, noi siamo qui per poter dire: Signore, grazie che nonostante quello che tu ci vuoi donare, ecco, è la nostra insistenza, noi siamo come quella donna che va dal giudice e vuole giustizia. Noi non è che vogliamo giustizia, noi vogliamo misericordia, amore, come Gesù Cristo nel Vangelo che oggi abbiamo ascoltato, i 10 lebbrosi, che sono uno soltanto, un samaritano va a ringraziare. Forse anche noi dovremmo avere questo coraggio di dire: Signore, grazie per tutti i doni che offri a ciascuno di noi, non soltanto singolarmente come famiglia, ma anche come nostra città. O io mi azzardo a dire: o dobbiamo smuoverci, alessanese, io sono barese, ma dobbiamo smuoverci un poco e dobbiamo un po' cercare di cogliere un poco qualche cosa, di scrollarci di dosso un po' il mantello. E quello buttò il mantello e andò subito verso Gesù Cristo, quando i discepoli: state zitti, state fermi, non ti preoccupare. E lui grida più forte e Gesù dice alla fine, dice: chiamate. Poi dopo fanno un recupero, dice: vai, ti chiama. E allora Don Tonino Bello ci sta chiamando per dire: convertiamoci, perché l'amore del Signore è eterno ed è amore misericordioso che perdona e perché ci ama sempre. Auguroni. Grazie, Fra Francesco, grazie. Bene, sono particolarmente emozionato questa sera, perché quello che si preannuncia è veramente magico e speciale. Quest'anno avremo il piacere di riascoltare la voce simbolo della tradizione salentina. Non ha bisogno di presentazioni, posso affermare con assoluta certezza che è l'icona per eccellenza del Salento. Antonio Amato e il suo gruppo. Ascolteremo dei brani che ci faranno scoprire un artista dal volto nuovo, la ricerca di sonorità che vanno oltre la tradizione salentina. Ascolteremo anche un quartetto vocale femminile che eseguirà un repertorio di polifonia a cappella di grandissima raffinatezza, virtuosità e originalità. Il gruppo vocale Farawalla, ma ve le presenterò in seguito. Se voi aprite la pagina web ufficiale di Antonio Amato, c'è una frase che mi ha colpito particolarmente e dice così: l'arrivo è una partenza, la diversità un punto d'incontro. La musica, un mare dove perdersi e ritrovarsi con nuove sensibilità. Signore e signori, accogliamo con un applauso Antonio Amato e il suo gruppo. Alla tastiera Valerio Rizzello. Alla fisarmonica Roberto Gemma. Ai fiati e alla chitarra Nico Berardi. Alle percussioni Antonio Marra. Alla voce Antonio Amato. Ci faranno ascoltare i primi 3 brani. Il primo brano è un classico della letteratura musicale, L'Ave Maria di Caccini.
Il secondo brano è tratto dall'album Incanto del 2005 dello stesso Antonio Amato, è una ninna nanna intonata dalla Madonna per acquietare tutti i bambini vittime della guerra. Ninna nanna. Il terzo brano è un testo di Don Tonino, con precisione si tratta della preghiera sul molo che Don Tonino rivolge a Dio in una sera di vento e di sole al tramonto, con la quale dà l'addio alla sua tricase, nota come la lampara. Buon ascolto. E naturalmente l'arrangiamento della lampara è suo. Quindi grazie. Lo salutiamo soltanto, però ha fatto un grandissimo arrangiamento e quindi un applauso a Sergio Frippa. Buonasera a tutti. Grazie.
grazie mille. E adesso la lampara, la poesia di Don Tonino. Sono state etichettate in tanti modi: streghe delle murge, fate mediterranee, maghe del canto a cappella, alchimiste della voce come strumento, ma a me personalmente piace una definizione in particolare: sirene della polifonia. Bellissimo. Questa sera ascolteremo alcuni brani dal concert album che si intitola, pensate, Ogni male fore, che vuol dire ogni male fuori. Un titolo che annuncia il tema della guarigione, la liberazione da ogni male, che volentieri assumiamo come un augurio taumaturgico, catartico e terapeutico. Questi brani traggono spunto dalla medicina popolare folcloristica e dalla religiosità devozionale parallela che le Farawalla hanno attinto da fonti testuali di un ampio repertorio pugliese ai confini tra scongiuri,
gesti rituali scaramantici tramandati da generazione in generazione. Possiamo così affermare che la loro musica, anche se sperimentale, è una musica colta, raffinata, frutto di una grande ricerca. Signore e signori, accogliamo con un grande applauso il gruppo vocale Farawalla, Maria Stella Schiavone, Gabriella Schiavone, Maria Teresa Ballarella, Loredana Savì. Ci faranno ascoltare Il canto e la cura, Zit Zit, Spina Spinella. Grazie. Ecte lunedì sant, ecte martedì sant, virgule mercoledì sant, pro nobis apollonia giovedì preces ad dominum, ecte venerdì sant, ecte sabato sant, Lorenzo pone, e questa è la migliore, vengo a cantare e Cristo benedire. Io con la manco, Cristo con la santa, io con la giovedì, io con la celestra, a te ora lo patisco e lo leva Gesù Cristo. Domenica e Pasqua, ogni erma in terra casca e pela noscia via, ogni erma in terra sia l'ono. Sedia lo suo figlio nanti la paria, chi vuol laudare il nome della Vergine Maria, sano e salvo che sempre sia. La Vergine Maria, la seggia sedia lo suo figlio nanti la paria, chi vuol laudare la Vergine Maria, sano e salvo che sempre sia. Io ti do la vita come Gesù Cristo tuo profeta, non mangiare carne di scopa, né carne bollina, né carne di cervo, né osso cavallo. Io ti do la dieta come Gesù Cristo tuo profeta, ogni male che sia pobre che è Cristo così vuole. Sano e salvo che sempre sia la Vergine Maria, lo suo figlio, chi vuol laudare il nome della Vergine Maria. Lorenzo pone, e questa è la migliore, vengo a cantare e Cristo a benedire. Io con la manco, Cristo con la santa, io con la destra, Dio con la celestra, a ciò che ora lo patisco te lo leva Gesù Cristo. Zit, 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 zit
cristiana. Mordere zata. Zitta, zitta. Sanna la ci. Dolor all'ecchia. Zitta, zitta. Cosme Damiano. Dolore sana. Zitta, zitta. Sanna Londonia. Ficca lupa, restata zitta. Dice grazie. Zitta, zitta. La Vergine Maria. Regina Ducina, ficchere, ficchere, zig, 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 restate, lupo, restate, ficchere, ficchere, zig, 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 restate, lupo, restate, ficchere, ficchere, lupo, restate, zitta, ficchere, ficchere, zitta, 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 sana, mare, zitta, 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 anima mea, sana, cielo, mondo, terra, zitta, 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 teneri, sana, domine, naturale, teneri, sana, dole, dole, buono, bene, santo, e pazzo figlio spirito santo e dove quando adesso buone dona sia la migliore dore venga a cantare Gesù in questa benedori con la mantistola santi con la testa e la fede e pazzo figlio spirito santo me la Vergine Maria, Sant'Antonio, Padre di Cristo, tutto sto fuoco, stanno a zitta, 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 zitta. San Campana, Campana Benedetta, pendura male ret quando pile te nu vove tanana da cisper campana campana san campana campana benedet pendura male ret quando pile te nu vove tanana da cisper campana campana san campana campana benedet pendura male ret quando pile te nu vove tanana da cisper campana campana Gesù bambino bellino bellino tena la capa ricciolina tena la chiacchina d'amore Gesù bambina china la fiora san campana campana benedet pendura maledet quando file te nuvove tannana da cisper campana campana san campana campana benedet pendura maledet quando file te nuvove tannana da cisper campana, campana, Gesù bambina, sceva camananna, se scappona, spino, petra, la Madonna, su mettanzine, in giacca, leva, leva, le spine, 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 nella giacca, mezzo, le spine, 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 nella giacca, mezzo, le spine, campana, 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 sana che sana.
Artisti, un forte applauso, sono veramente strepitose, grazie davvero. Adesso è arrivato un altro momento importante e chiamo qui l'amico Giuseppe Sergi, prego, insieme ai giovani della parrocchia ci faranno ascoltare alcuni scritti di Don Tonino Bello. Cosa ci hai preparato, Giuseppe? Dici. Ti cedo il microfono e fai tu. Grazie per averci dato l'opportunità di essere qui stasera accanto a questi meravigliosi artisti e davanti a Don Tonino, perché qui c'è lo spirito di Don Tonino. Credo di essere qui in rappresentanza anche di tutti i giovani che hanno collaborato con me e con gli altri adulti nella stesura del musical su Don Tonino Bello. E quando abbiamo iniziato quel lavoro eravamo consapevoli di due rischi. Innanzitutto il primo rischio, quello di sentirci troppo piccoli, direi inadeguati davanti a una figura così poliedrica e speciale come quella di Don Tonino. E poi un altro rischio, anche più pericoloso, quello di scadere nella retorica. Un conto infatti è leggere Don Tonino, metterci in bocca le sue parole, che è molto semplice, fa anche fare bella figura. Un conto è vivere ciò che egli dice. Per cui convinti di non poter applicare tutto il suo pensiero, come gruppo ci siamo fissato un obiettivo: lavorare insieme, collaborare, ma con il suo stile. Lui ci chiede di far cadere i paletti, di rompere le barriere, di superare i pregiudizi. E allora, nello studio dei suoi scritti, ci siamo imbattuti in un brano che francamente conoscevamo poco, ma che parla proprio di questo: il superamento dei pregiudizi. Don Angelo, sacerdote ubriaco, od anche la parabola del Signore sotto mentite spoglie. Ho conosciuto un sacerdote, il quale ha avuto parecchie traversie e ha cominciato a bere, al punto che si è ridotto in uno stato pietoso. Una notte d'estate, la vigilia della Madonna del Carmine, un mese prima della Madonna Assunta, mi telefona il maresciallo dei carabinieri e mi dice: «Senti, vescovo, c'è qui un sacerdote in pantaloncini corti, per strada, è venuto in caserma, vuole mettere tutto sotto sopra. Vuole parlare con te». Io mi sono alzato, mi sono messo in macchina,
sono andato e ho visto questo qui, sulla strada, con un bastone in mano, in pantaloncini. C'era una luna splendida. E la figura di quel sacerdote sulla strada, che sembrava un poco il lebbroso, che implorava Gesù. Mi sono avvicinato, mi ha abbracciato e mi ha detto: portami con te. Vuoi venire in episcopio? Vieni. L'ho accompagnato in macchina. Lungo il viaggio si è addormentato. Siamo arrivati in episcopio. Ho aperto, l'ho tirato fuori. Me lo sono messo sulle spalle perché non ce la faceva a camminare. Ho fatto come Enea con Anchise. L'ho portato su, ho aperto. L'ho fatto sedere su una sedia e gli ho detto: guarda, Don Angelo, stanotte ti faccio dormire qui, in episcopio, nella stanza del cardinale. No, nella stanza del cardinale no. Voglio dormire per terra. Per terra? No, e che ospitalità ti do? Ti faccio dormire nella stanza del cardinale. Non voglio assolutamente. Voglio coricarmi per terra. Allora ho preso un materasso e l'ho messo a terra. Ma lui a dire... Non sul materasso. Si è seduto, si è sdraiato per terra e si è addormentato. Il giorno dopo io dovevo partire per fare altre cose. Dovevo prepararmi per non so quale convegno. Mi ha detto... Portami a casa. A casa? No, non è possibile. Senti, Don Angelo, tu mi fai uscire matto. A casa non è proprio possibile. Ma riportami a casa. Chiamami un taxi. Ma che taxi è taxi? E qui mi è uscita una frase infelice. Senti, io chiamo un'ambulanza. Ti porto in ospedale. Un'ambulanza? E che vuoi rimanere qua? Riportami a casa, per favore. Di nuovo. L'ho messo in macchina e siamo partiti. Durante il viaggio si è addormentato, russava. Poi si è svegliato e mi ha detto... Perdonami, sai... Ma che perdonami e perdonami? Senti, Don Angelo, non si fa così. Svegli tutti, chiami il maresciallo, fai chiamare me. Gli ho risposto male. Siamo arrivati vicino casa sua e io ho proseguito per andare su di un'altura dove c'è un santuario di campagna molto bello, del quale lui era stato per tanto tempo il custode, il padre spirituale, il sacerdote addetto, proprio in campagna, in solitudine. Siamo arrivati là sopra. La macchina era ancora chiusa ed è comparso un cane, poi un altro ancora. Questo è Book. Veniva qui tutte le notti d'inverno quando pioveva. Quello è Dick. E questo è Bobby. Conosceva tutti i cani della zona. A un certo momento un cagnaccio, di quelli che ancora ricordo con terrore, si è alzato su due zampe vicino alla macchina, minaccioso. Allora Don Angelo ha aperto lo sportello e io gli ho detto: ma che stai facendo? Nel parossismo della preoccupazione anch'io ho aperto subito dall'altra parte per prendere un bastone. Poi mi giro e Don Angelo era appoggiato al muro perché ancora vacillava, e ai suoi piedi il cane che lui conosceva, Book, lo accarezzava con le zampe e mugolava, e lui, Don Angelo, stava come un signore, ritto davanti a quel cane che lo aveva riconosciuto appunto come il suo signore. Mentre io non ero stato capace di scorgere in un mio sacerdote l'ombra di Gesù. Capite? Una cosa che non dimenticherò mai. Il cane si appiattiva a terra, vicino ai suoi piedi. Si accoccolava lì, guaiva di felicità, perché dopo tanto tempo aveva ritrovato il suo padrone. Così gli ho detto: Don Angelo,
Tra un mese è la festa della Madonna Assunta. Vuoi venire a celebrare? Sarebbe per me una grazia. E allora, deciso. Abbiamo salutato il cane. Siamo ripartiti. E l'ho accompagnato a casa. E noi? Con i nostri pregiudizi. Quello è un ubriaco. Quella è una prostituta. Quello ha tradito. Quella ha l'amante. Quello è un vigliacco. Quello... Grazie Giuseppe e Giuseppe. Grazie. Grazie. Un bel momento. Ritorna Antonio Amato con il suo gruppo per farci ascoltare altri tre brani. Il primo brano si intitola Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi. È la classica melodia che genera pace e che ascolteresti tutto il giorno poiché evoca ricordi e forti emozioni. Il secondo e il terzo brano sono un omaggio a San Francesco, proprio per ricordare che Don Tonino, un francescano doc, senza corda e senza sandali, è stato ispirato da Francesco in tanti suoi scritti. Ne ha condiviso il carisma al punto tale da fare una scelta radicale e concreta, quella di diventare appunto terziario francescano. I brani che ascolteremo sono tratti dall'album Infinitamente Piccolo di Angelo Branduardi e sono Il Cantico delle Creature e Il Sultano di Babilonia. A voi, Antonio Amato e il suo gruppo. Grazie. Il testo di questo brano, vorrei ricordarlo, è di Alessia Toto. Passa tempo, non parlare, passa.
passa tempo non mi dire, tanto ti sai, in tu caolia, o succede a noi, o te sento ancora guai, solo se vuoi, in asenti stai, o tu arrivo mia. Specialmente fra te sole e la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorella luna e stelle, che tu cielo le hai formate, chiare e belle. Si laudato per fratevento, aria nuvole e mare. Creature dal sostentamento, si laudato il Signore, per sorella nostra acqua, che è casta molto utile e preziosa. Laudato per fare fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocando e robusto e forte. Sostente ci governa, si laudato mio Signore, vari frutti ne produce, molti fiori coloriti e verde l'erba, si laudato per coloro che perdono per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati sia coloro che cammineranno in pace, che da te un Signore avrà corona. Laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli che cammineranno fede, che sorella morte non li farà male.
compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati, poverini. Frate Francesco parlò e vede il medico che il gran sultano ascoltò e molto ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò con degno vecchio, nel fuoco si distese, le braccia le protese, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati, poverini. Frate Francesco parlò e venne a predicare, che il sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò con degno vecchio, nel fuoco si distese, le braccia le protese, lo si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Antonio, che energia! Bene! Un grande applauso a questi bravissimi musicisti. Bravi! Davvero! Ritornano il gruppo musicale Farawalla, ci faranno ascoltare altri brani dal titolo Shatavin, Elle Ipses, Sind e Il sogno di Frida. A voi Farawalla! Servì, 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 servì
Servì, oh Santa Santa della Trinitate, oh dolce Madre di misericordia, Gesù Cristo con lo cuore aperto, concedeme la grazia che a te prego e te cerco. Oh Santa Santa della Trinitate, oh dolce Madre di misericordia, Gesù Cristo con lo cuore aperto, concedeme la grazia che a te prego e te cerco. San Martino, Servì, passami dell'orda venta, oh Santa Santa della Trinitate, oh dolce Madre di misericordia, Gesù Cristo con lo cuore aperto, concedeme la grazia che a te prego e te cerco, oh Santa Santa della Trinitate, oh dolce Madre di misericordia, Gesù Cristo con lo cuore aperto, concedeme la grazia che a te prego e te cerco. Circa tre, io non passare, si può mere, si vado va, poco sopra la vita del cristiano, fa sabata, come un cane, picchiato e scettato, ma non mi siete scettando a marca, muove, dicami in segreto, dammi una pendica di nagnore, fa tre volte, sende la croce, dammi una pendica di nagnore, fa tre volte, sende la croce, dammi una pendica di nagnore, fa tre volte, sende la croce. Oh Santa Santa della Trinità, Cristo con lo cuore aperto, concedeme la grazia che a te prego e te cerco. Yes.
capisci se andiamo a razza calene mosca, falene vinda pinda, come avvene una susca e conte zine ne busca. Sinda, na pisca, se andiamo a razza calene mosca, falene vinda pinda, come avvene una susca e conte zine ne busca. Sinda, na pisca, se andiamo a razza calene mosca, falene vinda pinda, come avvene una susca e conte zine ne busca. Sinda, na pisca, se andiamo a razza calene mosca, falene vinda pinda, come avvene una susca e conte zine ne busca. Sinda! Sede cute, sede cute, de cute, de cale ne mosca, fale ne vide, da ne mosca, zine ne busca, zine ne busca. Sede cute, sede cute, de cute, de cale ne mosca, fale ne vide, da ne mosca, zine ne busca, zine ne busca. Sede cute, sede cute, de cute, de cale ne mosca, fale ne vide, da ne mosca. Zine ne busca, sinda, na pisca, se ni ma vrazze, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come bene na susca, e cunde zine ne busca, sinda, ah, ah, ee, sede cute, zine ne busca, ah, ah, cale ne mosca, cu fale ne vinda, cu cale ne mosca, cu fale ne vinda, cu, ah, ah, ee, sede cute, zine ne busca, ah, ah, cale ne mosca, cu fale ne vinda, cu cale ne mosca, cu fale ne vinda, cu, ah, ah, ee, sede cute, zine ne busca, ah, ah, cale ne mosca, cu fale ne vinda, cu cale ne mosca, cu fale ne vinda, cu sinda, na pisca, se ni ma vrazze, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, cama bene na susca, e cunda zine ne busca, sinda, cale ne vinda, cu se ni ma vrazze, cu fale ne vinda, pinda, cale ne vinda, cu se ni ma vrazze, cu fale ne vinda, pinda, cale ne vinda, cu se ni ma vrazze, cu fale ne vinda, pinda, cale ne vinda, cu se ni ma vrazze, cu fale ne vinda, pinda, sinda, na pisca, se ni ma vrazze, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, cama bene na susca, e cunda zine ne busca, sinda. Sinda na pisca, cama vai na nanzina, na nanzina. Sinda na pisca, cama vai na nanzina, na nanzina. Sinda na pisca, cama vai na nanzina, na nanzina. Sinda na pisca, ma bella, ma benanzina, ma benanzina. Sinda na pisca, ma bella, ma benanzina, ma benanzina. Sinda na pisca, ma bella, ma benanzina, ma benanzina. Sinda na pisca, se ni ma razza, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come bene na susca, e cunde zine ne busca. Sinda, na pisca, se ne mavrezia, cale ne mosca, ne busca, pinda, pinda, cale ne mosca, ne busca, e cunde zine ne busca. Sinda, na pisca, se ne mavrezia, cale ne mosca, ne busca, pinda, pinda, cale ne mosca, e cunde zine ne busca. Sinda, na pisca, se ne mavrezia, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come bene na susca, e cunde zine ne busca. Sinda. Me vestita, sì.
bravissime. Grazie. Non mi sbagliavo quando ho scelto l'etichetta Le Sirene della Polifonia. Mi avete praticamente catturato questa sera. Grazie, un fortissimo applauso per queste meravigliose artiste. Un intreccio di suoni, di ritmi che evocano sensazioni particolari. Grazie per la vostra arte e grazie per essere venuti qui. E sicuramente vi chiederò qualcosina alla fine. Vedremo. Grazie ancora al gruppo vocale Farawalla. Chiamo ancora qui Giuseppe per un altro brano di Don Tonino Bello. A te. Sì, è ottobre, quindi è il mese missionario e questo ci permette di riflettere un attimo sulla nostra missione, perché è indubbio che tutti noi abbiamo una missione da compiere. Non ce l'hanno soltanto coloro che partono per andare in terre lontanissime, poverissime, per portare un segno della solidarietà e della speranza, ma ce l'abbiamo anche noi che magari rimaniamo nelle nostre comunità. Ce l'hanno i papà e le mamme nella loro famiglia, ce l'hanno gli insegnanti, ce l'hanno le maestre, ce l'hanno i lavoratori. Tutti noi abbiamo una missione che dobbiamo svolgere a seconda di quella che è la nostra vocazione. E tutto questo Don Tonino lo sapeva meglio di chiunque altro quando si rivolgeva ai propri ragazzi. Le voci narranti sono quelle di Giuseppe Cassano e Mattia Amico. Il testo e le parole sono di Don Tonino Bello. Ha scritto Tamo sulla roccia. Vocazione è la parola che dovresti amare di più, perché è il segno di quanto sei importante agli occhi di Dio, è l'indice di gradimento presso di Lui nella tua fragile vita. Sì, perché se ti chiama vuol dire che ti ama, gli stai a cuore, non c'è dubbio. In una turba sterminata notte c'è una voce. Dio si ricorda di te. Più che vocazione, sembra un'evocazione. Evocazione dal nulla. Puoi dire a tutti, si è ricordato di me. E davanti ai microfoni della storia, lui ti affido un compito che solo tu puoi svolgere, tu e non altri. Un compito su misura per lui, sì per lui, non per te. Più che una missione, sembra una scommessa sulla tua povertà. Ha scritto Tamo sulla roccia non sulla sabbia come nelle vecchie canzoni, e accanto ci ha messo il tuo nome. Forse l'ha sognato nella notte, nella tua notte. Alleluia, puoi dire a tutti, non si è vergognato di me. Bravo Mattia, bravo Giuseppe. E ringrazio Giuseppe, Sergi e tutti i giovani della parrocchia. Grazie Don Gigi per averci fatto questo bellissimo dono questa sera. E termina qui il concerto Musiche di Pace. Mi piacerebbe comunque terminare con un brano che questa sera mi ha particolarmente colpito. Vorrei chiamare qui Antonio Amato e la sua orchestra e insieme al gruppo vocale Farawalla per riascoltare un brano di Branduardi. Il Sultano di Babilonia. Vorrei chiudere questa sera proprio con questo brano. A voi il Sultano di Babilonia. Grazie.
volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto, muovere il naso e il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel cuore si distese, le braccia le protese, lei si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia per il Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, e il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto, ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te lo peccherò, nel volo si distese, le braccia le protese, le si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco parlò, con te lo peccherò, nel volo si distese, bravissimi, bravissimi. Grazie al gruppo vocale Farewala, io ho fatto questa sorpresa, non l'avevano preparato, è solo per una cosa, grazie comunque, dell'ultimo momento. Penso che una testimonianza artistica come quella di Antonio Amato e il gruppo vocale Farewala può essere un ponte tra diverse culture, un appello di pace. Ce lo auguriamo tutti perché Don Tonino è il profeta della pace. Io ringrazio ancora l'amministrazione comunale, il sindaco avvocato Francesca Torsello, il parroco Don Gigi, che mi ha dimostrato una grande collaborazione per la presenza di questi giovani. È un bel segnale Don Gigi, perché quando c'è sinergia insieme si possono fare veramente tante belle cose. Ringrazio Giuseppe, l'amico Giuseppe Sergi, un grande applauso, ha accettato il nostro invito. Radio Venere, Radio Peter Pan e i suoi direttori per la collaborazione che hanno condiviso con me questo progetto. Il service di Biaudio, di Filippo, grazie Filippo. E ringrazio tutti voi per aver partecipato, sempre numerosi. Gli artisti che hanno diviso con me questo viaggio musicale, Antonio Amato e insieme al gruppo vocale Farewala. E adesso chiamerei alcuni giovani della parrocchia per un piccolo omaggio floreale da parte dell'amministrazione comunale a questi meravigliosi artisti. Prego, venite qui con me. Prego, prego. Eccole qua. Dalle
Grazie Filippo. E a questo punto io lascio la parola per i saluti finali al sindaco Francesca Torsello. Grazie, grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno. Grazie. Io vi ringrazio veramente tutti. A questo punto, più che parole di saluto, io vorrei dire una cosa: che Don Tonino ci ha insegnato a non farci, a non perdere mai la gioia della meraviglia. E l'arte che abbiamo potuto apprezzare questa sera ci dice esattamente che dobbiamo andare in questa direzione: non perdere mai la meraviglia per il bello e non perdere mai la gioia di cogliere la meraviglia negli occhi degli altri. Questo penso che è il dono che noi tutti dobbiamo chiedere a Don Tonino e che dobbiamo portarci nel cuore andando via da qui stasera. Grazie, veramente straordinario tutto, grazie di cuore. Grazie Antonio Amato, grazie di Paragualla, grazie a Giuseppe e a Mattia, grazie. E una donna gli si vuole avvicinare, bello il suo volto, muove il naso e il suo cuore, con il suo corpo lo invitava.